Allora, siamo da Luisa via Roma, beh, come vedete molto più di un negozio di moda, visto che stiamo bevendo Livero Toscani e stiamo più che altro incuriositi da quest'acqua. Cioè, non si può avere un'acqua normale qua. Giancarlo, dici. È un procedimento differente dalle classiche acque che vengono fatte per induzione, quindi c'è macerazione, oppure magari le acque aromatiche che si chiamano normalmente. Questa qui viene fatta per vaporizzazione in induzione, nel senso come se fosse una distillazione del prodotto. Quindi il per esempio acqueo, l'acqua la ginger cosa mi serve? Al sapore magari di acqua, cioè il sapore è sempre quello dell'acqua, però il retrogusto è quello del ginger, quindi questa astringenza, questa piccantezza naturale che il ginger ha, lo senti sia al naso che come retrogusto. Ecco, io ti ho visto seguire del caffè, immagino non è acqua normale quella che hai servito, acqua, insieme. È acqua al caramello, che lo do successivamente al caffè, in modo tale che ha una doppia funzione. L'acqua che pulisce la bocca e il caramello esalta il sapore del caffè. Ecco, ma questo tu lo dici alle persone oppure le persone non se ne rendono conto? Il più delle volte non lo dico, poi cioè molte persone dicono che acqua mi hai dato, dice l'acqua al caramello e il gioco. E quindi è fatto, il gioco funziona. Ah, perfetto, quindi anche sui cocktail, sulla frutta, sì, l'acqua alla fragola. Si cucina addirittura con determinati tipi di acqua. Dice una ricetta in cui l'apporto di quest'acqua è fondamentale. Stasera ho fatto un risotto d'orzo al ginger e ho utilizzato come acqua di ebollizione, quindi acqua, anziché il consomme, questo tipo di acqua, acqua al ginger. Ma questo non è molto, niente male, vedremo se riusciamo a assaggiarlo. Grazie mille. Grazie a te.